ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video, torno a registrare. Oggi voglio mostrarvi alcune cosine che ho comprato da Primark dedicate ad arredare un po' la camera, la stanza. Poi vi mostro un pacchettino che mi è arrivato settimana scorsa, anzi due pacchettini e una cosa fantastica che ho preso da Tiger che amo. Parto da questo pacchettino che mi è arrivato da We Makeup settimana scorsa e che vi ho mostrato, che ho spacchettato insieme a voi su Instagram Stories. Adesso all'interno non c'è più niente, soltanto la confezione, insomma la carta e poi questi due adesivi molto molto carini. Il pacchettino era veramente confezionato benissimo nel minimo dettagli, anche con questa carta velina, insomma era veramente confezionato molto molto bene. E all'interno ho trovato tre rossetti liquidi. I rossetti erano contenuti all'interno di questi cartoncini che sono già andata a svuotare. Tra l'altro su ogni rossetto c'è anche una frase motivazionale molto simpatica. E le tre colorazioni che ho scelto sono queste. Uno di questi tra l'altro lo sto indossando anche in questo video perché volevo farvi vedere la risa sulle labbra. Ed è appunto il numero 02, un classico color nude che adoro e che mi piace sempre indossare. Il prodotto si applica veramente molto bene. L'applicatore riesce ad arrivare anche ai lati delle labbra, quindi nelle parti insomma più sottili, si asciuga velocissimamente, poi ha un finish super opaco. Io prediligo, lo sapete, i rossetti opachi, quindi questo è il numero 02. Poi ho scelto questo che è il numero 24, che è un aranciato, anche questo molto bello e anche questo opaco. E l'ultimo colore che ho scelto è stato questo, il numero 61, che a differenza degli altri invece è un rossetto metallizzato. Non avevo mai provato, non avevo nessun tipo di rossetto metallizzato, quindi ero veramente molto curiosa di provarlo. Resta proprio metallizzato appunto sulle labbra e mi piace molto il risultato. Sicuramente non è un rossetto indicato per tutti i giorni, per tutte le occasioni, è un po' più particolare, però molto bello anche questo. Io ho scelto un classico color bronzo, quindi molto più semplice da abbinare, da portare, però di questa linea metallizzati c'erano anche colori un po' meno visti, un po' più forti anche di impatto. Non avevo mai provato i rossetti di We Makeup e devo dire che mi stanno piacendo veramente tantissimo, innanzitutto come dicevo prima perché si asciugano velocissimamente, poi il colore pieno già dalla prima passata, ho fatto soltanto una passata con questa tinta labbra al numero 02, quindi si riempie subito, il colore super pieno, dura parecchio perché comunque mi dura diverse ore. Solitamente mi dimentico sempre di ritoccare i rossetti e questo invece non ha neanche quasi la necessità di essere ritoccato perché veramente dura tantissimo. Adesso passo però a un altro pacchettino che mi è arrivato sempre settimana scorsa ma che ancora non avevo avuto modo di mostrarvi. Tutti questi prodotti non li ho ancora guardati, sono sincera, non li ho ancora tolti dal sacchetto proprio perché volevo farlo insieme a voi e sono veramente parecchie cose e così a occhio visti velocemente mi sembrano veramente molto molto carini, fatti bene. Vi lascio di questi prodotti tutti i link qua sotto nell'info box come sempre. Parto dai pennelli. Su questo sito ho scelto parecchi pennelli. Il primo è questo set che assomiglia parecchio ai pennelli di Real Techniques che però non ho mai avuto modo di provare. Arrivano confezionati tutti singolarmente, all'interno ce ne sono tre. Li ho scelti con il manico rosa, ora non ricordo se c'erano anche gli altri colori o se questa era l'unica opzione, comunque rosa mi piacciono molto. Le setole sono davvero molto molto morbide. Questo è un pennello leggermente angolato che si può utilizzare per mettere il blush oppure per fare anche un po' di contouring. Poi c'è questo, un po' più cicciotto, anche questo si può utilizzare per il blush. E l'ultimo invece è questo, un pochettino più piccolino, con le setole sempre abbastanza folte, e questo volendo si può utilizzare per mettere l'illuminante sulle guance. Veramente non vedo l'ora di provarli, sicuramente vi farò sapere come mi trovo in un Get Ready With Me o comunque nei prossimi video. Un altro set che ho scelto di pennelli è questo, che invece è con l'effetto marmo, insomma il manico, la seconda parte del manico ha questa trama, insomma questo effetto marmo che mi piace molto. Anche questi sono confezionati tutti singolarmente. Questi sono decisamente più piccolini, vedete il manico è leggermente più corto, quindi questi volendo sono perfetti anche da portare in viaggio perché appunto sono più piccini. C'è questo, qua vedo già una setola che è venuta via, che sta venendo via. Queste rispetto agli altri sono leggermente le setole un pochettino più
più dure, leggermente più dure. Comunque, velocissimamente, ci sono questi 5 per il viso, ce n'è uno leggermente angolato che è questo, poi c'è quello per l'illuminante, quello per applicare la cipria o il blush, insomma, ce ne sono 5 per il viso e anche questo non vedo l'ora di provarli. E poi ce ne sono altri 5 per gli occhi, che però qua vedo che alcuni pennelli hanno delle setole che insomma stanno venendo via già da sole. C'è questo da sfumatura, c'è questo leggermente più piatto, questo piatto angolato e poi questi per applicare l'ombretto nella palpebra mobile. Vediamo insomma come si comportano. Una cosa che sicuramente mi piace molto di questi pennelli è il manico, con la prima parte in oro rosa, rose gold, e poi il manico con questo effetto marmo che veramente mi fa impazzire. Poi, non contenta, ho scelto un altro set di pennelli, i pennelli conchiglia, e guardate, fate l'apro prima, e guardate la pochette quanto è bella, proprio una pochette a forma di conchiglia e all'interno ci sono i pennelli, voilà, ed eccoli qua. La pochette è fatta veramente benissimo, quindi sicuramente questi pennelli li terrò all'interno della loro pochettina così restano più ordinati. Li ho scelti con il manico azzurro e le setole viola, però di questo sono sicura c'era anche un altro colore. Qua abbiamo sempre 5 pennelli, alcuni più grandi per il... 10 pennelli, alcuni più grandi per il viso e altri più piccini per gli occhi. Anche qua le setole mi sembrano molto molto morbide. L'unica cosa che ho notato è che questo, in questo pennello più grande, sarà stato magari forse la pochette, non lo so, alcune setole sono un po' rovinate, però vabbè, anche questi li proverò e vi farò sapere come mi trovo. Poi ho scelto questo contenitore per pennelli o comunque per prodotti da viaggio. Mi è arrivato dopo le 5 terre, quindi non ho avuto modo di utilizzarlo. Ed è questo. Io l'ho scelto azzurro Tiffany, che però non è proprio azzurro Tiffany. In videocamera sembra più azzurro, ma in realtà non è così acceso il colore. Però volendo c'è anche rosa chiaro, fucsia e un blu scuro. È praticamente un sacchettino con all'interno, non so se riesco a farvi vedere, ci sono proprio, aspettate che magari lo giro così per farvi capire, ok, così si capisce decisamente di più. Praticamente ci sono da questa parte questa retina divisa in tanti piccoli scomparti dove mettere, che ne so, il tonico, lo struccante, la crema viso, insomma tutti i prodotti ben distinti, e da quest'altra parte ci sono questi elastici sempre divisi, sono più elastici, dove inserire altri prodotti. È un kit da viaggio molto carino, fatto bene. Ragazzi, mi sono andata un attimo a dare una risistemata alle sopracciglia perché stavo sciogliendo, quindi mi è venuta via un po' la matita. Comunque vi stavo dicendo che c'è anche la cordina, questa corda, per chiudere in questo modo il sacchettino e poi riporlo nella valigia, veramente geniale. E poi un'altra cosa che era insieme a questo sacchettino sono questo sacchettino di plastica, che però, ragazze, è tutto sporco, che schifo. E poi c'è questa piccola pochettina, sempre in tinta con quella grande, e anche una clip, però non so dove si possa attaccare, perché qua all'interno, qua all'interno c'è... sto passando un aeroplano, comunque la clip dove attaccare questa piccola cuscettina che resta poi all'interno del sacchettino. Poi, sempre da viaggio, ho preso queste due buste. Ho scelto questa versione taglia S rosa con tutti questi disegnini. Ha un odore un po' sgradevole, però è molto bella, molto carina così, con la sua cerniera, e all'interno è fatta in questo modo, quindi è leggermente spessa, quindi ci stanno dentro un po' di prodotti, e poi nella parte qua in alto del coperchio, diciamo, c'è una cerniera e due scomparti, sembra proprio una mini valigetta in miniatura. E poi ho scelto la versione M, esatto, sì, la taglia M, diciamo, che è identica a quella, ma più grande appunto. Questa però con sfondo azzurro, poi disegnate queste labbra con la lingua di fuori,
Anche questa è veramente molto carina. Mi piacciono davvero molto e poi trovo che siano veramente comode da utilizzare nella valigia per andare a separare magari le cose sporche quando si torna, quando la vacanza è finita, da quelle pulite, oppure mettere le scarpe o comunque altre cose, separare tutto per bene. Anche qua c'è un po' di spessore. E dietro questa ha anche una piccola taschina, anzi no, ah no, ok, non è una taschina, sapete, questo si può, secondo me, si può mettere nella maniglia della valigia e appoggiarlo fuori dalla valigia, questo mi sa di sì, mi sa proprio di sì. Comunque sono davvero, secondo me, molto carini e simpatici i disegni, c'è anche piccolino con questo disegno, quindi con le labbra, e viceversa, io li ho scelti uno diverso dall'altro. E l'ultima cosa che ho scelto su questo sito non c'entra niente con il beauty, non c'entra niente con il viaggio, ma è una cover per l'iPad Air 2. Io l'ho scelta di questo colore azzurro che mi piace molto, però se non ricordo male c'erano anche altri colori. E ho scelto la cover, quella che va a proteggere anche lo schermo. Per quanto riguarda il telefono, non mi piacciono le cover che proteggono, che vanno a coprire anche lo schermo, ma invece per l'iPad le preferisco, prendo sempre queste, perché vanno a proteggere insomma tutto e non si rischia di rovinare anche il vetro. È fatta davvero molto bene. Mi è capitato in passato, o meglio qualche mese fa, di comprare una cover per l'iPad da Tiger, però assolutamente non è bella quanto questa, cioè non sono fatte molto bene quelle di Tiger, non sono proprio perfette, mentre questa invece è veramente, l'ho già provata questa sull'iPad per vedere se andava bene la misura e tutto, e questa è veramente perfetta, fatta benissimo. Adesso invece vi faccio vedere alcune cose che ho preso da Tiger, e la chicca la tengo dopo. Allora, come sempre da Tiger, quando ci sono, acquisto queste pochette che sono perfette da utilizzare in valigia per dividere le varie cose, le creme, intimo, qualsiasi cosa. Ho preso questa più grande che l'ho pagata, mi sembra 3 euro, l'ho presa così, poi ne ho prese due piccoline, una rosa e una nera, che invece ho pagato 2 euro l'una. Queste sono veramente fantastiche, quando le trovo appunto le compro sempre perché le utilizzo tantissimo, e poi perché ad esempio dopo un paio di viaggi specialmente la cerniera magari si consuma, si rovina un po', e quindi quando le trovo le compro sempre. Ma la chicca che ho trovato da Primark, che appena ho visto ho detto no vabbè, questo lo devo prendere, è stato lui, questa mega tazza di caffè, ma in realtà questo è un cestino, infatti c'è il suo coperchio, è fatto veramente benissimo, ovviamente è in plastica, però l'idea di avere un cestino fatto sotto forma di bicchierone da caffè mi ha fatto impazzire. Questo l'ho pagato 7 euro e l'abbiamo preso io e Ste perché finirà nella casa nuova, nell'ufficio che faremo in casa nuova. Ed è veramente, ragazzi, fatto benissimo, me ne sono follemente innamorata, adoro. Poi sono stata nuovamente da Tiger e aiuto, non ci sta neanche nell'inquadratura questa borsina perché è gigante, ma non preoccupatevi, all'interno non ci sono così tante cose, sono le confezioni che sono veramente giganti. E direi proprio di partire da questa bellezza. Questa l'ho presa appunto da Primark, l'avete vista in una foto su Instagram. L'ho pagata 13 euro, 12 euro se non ricordo male, con la scritta adesso ho messo good morning, l'avevo fatta per scattare una foto appunto per Instagram. L'ho pagato 15 euro, ancora qua la scatola, quindi non 13 ma 15 euro. E all'interno ci sono ovviamente tutte le lettere dell'alfabeto per comporre tutte le frasi che volete. E poi ci sono anche un po' di cuoricini, stelline, smile, insomma un po' di decorazioni oltre che alle iniziali. E poi ovviamente dietro c'è la possibilità di mettere le pile per illuminare completamente la scritta. Guardate qua, è veramente fatta molto molto bene. Poi non contenta perché questo giro da Primark mi ha dato un po' alla testa e ho preso anche questa luce a forma di unicorno rosa. Aspettate, forse è meglio che la apro. Questa l'ho pagata 12 euro, ecco qua. Questo è l'unicorno, c'è il suo, adesso è tutto attaccato ancora alla scatola, comunque il cavo, anche questo, il filetto, anche questo funziona con le pile e guardate, non so se si vedono le luci accese, spente, accese,
Ecco qua l'unicorno, molto molto sobrio devo dire, per niente. Comunque mi è piaciuto molto, quindi ho deciso di prenderlo. Anche questo per la mia stanza ovviamente. Poi ho preso questa candela che appena l'ho vista mi ha fatto impazzire. Tutta glitter in oro rosa, questa sicuramente non l'accenderò mai perché mi piace proprio da decorazione. E anche questa finirà nello studio come decorazione perché veramente mi è piaciuta subito appena l'ho vista. Questa l'ho pagata 2,50 euro. Poi ho preso questo contenitore che è diviso in due parti con il coperchio. Questo l'ho pagato... aspettate perché ho già aperto tutto, l'ho pagato 5 euro. Ancora non so se utilizzarlo come contenitore per i trucchi, come contenitore portapennelli o magari anche da utilizzare in bagno, dove tenere magari qualcosa per il bagno, cotton fioc, dischetti di cotone, oppure anche da utilizzare sulla scrivania come portapenne. Boh, devo ancora decidere come utilizzarlo, però mi piace molto, fatto veramente bene, ovviamente in plastica, però fa la sua figura. E l'ultima cosa che ho comprato da Primark è stato questo orologio da parete bianco con i numeri in oro rosa, le lancette in oro rosa e anche il contorno in oro rosa. Questo l'ho pagato 10 euro, c'era di altre fantasie, sempre bianco con, abbinato con l'oro rosa. C'era con il 12, il 3, il 6 e il 9, molto più grande rispetto agli altri numeri. E poi c'era anche soltanto con le lineette. Io ho preferito questo con tutti i numeri. Questo non lo apro perché anche lui finirà nell'ufficio a casa nuova. Magari se lo giro di qua riuscite a vedere meglio come è fatto, visto che c'è la pellicola e magari fa un po' di riflesso. Ecco qua, veramente mi piace un sacco e non vedo l'ora di vederlo appeso nell'ufficio. E niente ragazzi, vi ho mostrato tutte le cosine che ho comprato e che ho ricevuto nell'ultima settimana. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Detto questo vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo. Ciao!